Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare dell'intercettore, quarto e ultimo strale che potremo utilizzare all'interno di Anthem. Come al solito premetto che tutte le informazioni che sto per rivelarvi sono prese direttamente dal sito EA e sono quindi perfettamente affidabili. Come già sappiamo, l'intercettore tra i quattro strali di Anthem è quello che si incentra più sull'agilità e sulla velocità. Iniziando dalle armi che questa tuta può equipaggiare, vediamo che questa può equipaggiare tutti i tipi di armi a parte le pesanti, che come sappiamo sono una prerogativa del colosso. Il corpo a corpo invece di questa tuta è chiamato daghe a doppia lama. Queste daghe, incorporate direttamente alla nostra tuta, vengono utilizzate per colpire in rapida successione infliggendo danno con una serie di attacchi che può essere protratta indefinitamente. Per quanto riguarda le abilità di questa tuta, come al solito si dividono in secondarie, da assalto e da supporto. Iniziamo dalle secondarie. Come prima abbiamo la falce cercatrice, un proiettile affilato come un rasoio che insegue il bersaglio più vicino. La seconda è la bomba acida, una granata che esplodendo ricopre i nemici appunto di acido. Dopodiché abbiamo la criofalce, un proiettile che insegue un bersaglio vicino e lo congela all'impatto, causando quindi anche dei danni elementali. Poi c'è la mina a grappolo, ovvero un gruppo di mine su una zona bersagliata che esplodono al contatto con il nemico. L'ultima è invece lo scatto fulminante, ci permetterà quindi di scattare in avanti lasciandoci alle spalle una scia di elettricità che danneggerà i nemici, anche questo un attacco elementale. Passiamo ora alle abilità d'assalto della tuta. Come prima abbiamo l'attacco stellare. Caricando un nemico di energia, innescheremo un'esplosione ritardata, che infliggerà più danni se il bersaglio verrà distrutto prima del termine del tempo di innesco. Dopodiché c'è la stella di plasma, lanceremo uno shuriken al plasma a un singolo bersaglio, efficace anche a lunga distanza. L'attacco Nova invece crea una proiezione dell'intercettore che attacca i nemici con cui entra in contatto. Dopodiché c'è l'attacco tonante, un devastante colpo a bersaglio singolo che può stordire i nemici più piccoli. L'ultimo è invece lo spruzzo corrosivo, e metteremo appunto uno spruzzo di acido corrosivo che danneggerà tutti i nemici colpiti. Come vediamo, l'utilizzo dell'acido è molto presente all'interno delle abilità delle tute. Che forse questa presenza verrà motivata all'interno della storia? Passiamo ora ai sistemi di supporto dell'intercettore, che come al solito sono solo due. Il primo è il segnalatore di bersaglio, marcheremo quindi un bersaglio aumentandone la vulnerabilità ai danni e passando a un altro nemico una volta distrutto il bersaglio iniziale. Presumo che sarà quindi un'abilità a tempo. La seconda invece è l'urlo di guerra. Rimuoveremo gli effetti di stato da tutti gli alleati vicini. Non sappiamo cosa si intenda precisamente con effetti di stato, ma probabilmente i nemici saranno in grado di fornirci degli effetti particolari come lentezza o soppressione. L'abilità definitiva invece dell'intercettore, ovvero la sua ultimate, sono le lame assassine. L'intercettore viene sovralimentato e attivando le sue lame assassine affetta i nemici a grande velocità. Un ultimate molto simile alle lame spettrali per chi viene da Destiny. Quindi ragazzi, queste erano tutte le abilità che potremmo utilizzare all'interno del gioco una volta scelto lo strale intercettore. Se non avete visto il video sul Tempesta, il Colosso e il Guardiano, li trovate nell'outro. E detto questo, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo. Dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!